Con le candele accese in mano, alcuni parrocchiani hanno fatto il loro ingresso nella parrocchia di San Pietro di Caltanissetta, creando una piccola processione durante la messa delle ore 18 di giovedì 2 febbraio, in occasione della festa della Candelora. A 40 giorni di distanza dal Natale, infatti, nelle parrocchie viene celebrata questa ricorrenza. E anche nella parrocchia nissena di San Pietro sono state benedette le candele. Il nome di questa festa liturgica è la presentazione di Gesù al Tempio. Era prassi al tempo di Gesù, 40 giorni dopo la nascita, la famiglia presentava il proprio bambino, il primogenito, al sacerdote e in quel momento veniva a essere riscattato a quello che era stato l'impegno preso da Mosè e dal popolo di Israele nel momento della liberazione dalla schiavitù d'Egitto. Sono tante le famiglie che molte volte ci presentano i propri figli, soprattutto nella preghiera, nelle scelte, nelle tribolazioni, nelle difficoltà. Penso soprattutto ai tanti giovani costretti o per lavoro o per studio a lasciare le nostre patrie, a lasciare le nostre parrocchie. E penso che in maniera altra, anche se non attraverso la liturgia, avviene questa presentazione. I genitori consegnano i propri figli. I figli, lo sappiamo bene, non sono proprietà privata, sono un dono prezioso e ogni coppia sa che si prepara a questo distacco e il dono porta e comporta un sacrificio. Allora questa sera abbiamo voluto pregare insieme, accendendo tutte le candele qui in chiesa, non solo per quell'evento della vita di Gesù, di Maria e di Giuseppe, ma per quei tanti genitori, per quelle tante famiglie, per quei tanti figli. Una benedizione particolare perché oggi, secondo la tradizione della Chiesa, è anche la giornata della vita consacrata. E allora era doveroso ricordare nella nostra comunità l'impegno alla preghiera, non solo per le vocazioni alla vita matrimoniale, alla vita sacerdotale, ma anche alla vita consacrata. Suor Ioli, Suor Zoila, Suor Giuseppina sostengono tanto la nostra comunità e hanno bisogno della nostra preghiera e del nostro sostegno. Alla fine della messa, il parroco Padre Rino dell'ospedale Longi si è avvicinato alla statua della Madonna che si trova vicino al fonte battesimale. Abbiamo qui in chiesa una bellissima statua risalente al 2018 di Maria, Madre della Chiesa, molto venerata non solo dai parrocchiani ma dall'intera cittadinanza. Abbiamo concluso il tutto con. Così come la processione d'ingresso, abbiamo condotto le fiaccole all'altare, adesso ci siamo recati ai piedi di Maria. A lei abbiamo presentato le necessità di tutti noi, perché lei attraverso il suo figlio Gesù presenti ancora una volta a Dio ogni nostro bisogno.